Chi è Twombly? Cosa fa? Come chiamare ciò che fa? Vengono in mente alcune parole: disegno, grafismo, scarabocchio, goffo, infantile. E subito proviamo un certo disagio linguistico. Queste parole non sono, nello stesso tempo, né false né soddisfacenti. Infatti, da un lato l'opera di Twombly coincide con la sua apparenza, e allora dobbiamo ammettere che è piatta. Ma dall'altro, e questo è l'enigma, tale apparenza non coincide esattamente con il linguaggio che tanta semplicità e tanta apparenza dovrebbero generare in noi quando la osserviamo. Infantili, i grafismi di Twombly? Sì, perché no? Ma anche qualcosa di più o di meno o a parte. Si dice questa tela di Twombly è questo, è quello, ma invece qualcosa di molto diverso a partire da questo, da quello. In breve, ambigua, perché letterale e metaforica. È spostata. Percorrere l'opera di Twombly con gli occhi e con le labbra significa perciò smentire incessantemente ciò che sembra. Quest'opera non chiede che si contraddicano le parole della cultura. La cultura è ciò che è spontaneo nell'uomo, ma semplicemente che le si sposti, che ci si ripari da esse, che si dia loro un'altra luce. Twombly obbliga a non rifiutare, ma, il che è forse più sovversivo, ad attraversare lo stereotipo estetico. Insomma, provoca in noi un lavoro di linguaggio. E non è appunto questo lavoro, il nostro lavoro, a costituire il valore di un'opera. L'opera di Twombly è scrittura. Si trova dunque in un certo rapporto con la calligrafia. Tale rapporto, tuttavia, non è di imitazione né di ispirazione. Una tela di Twombly è solo ciò che potrebbe essere chiamato il campo allusivo della scrittura. L'allusione, figura retorica, consiste nel dire una cosa con l'intenzione di farne capire un'altra. Twombly fa riferimento alla scrittura, e analogamente alla scrittura con le parole Virgil, Sesostris, e poi si dirige altrove. Dove? Lontano dalla calligrafia, cioè dalla scrittura formata, disegnata, calcata, modellata, quella che nel XVIII secolo veniva chiamata bella mano. A modo suo, Twombly dice che l'essenza della scrittura non è la forma né l'uso, ma solo il gesto che la produce lasciandola trascinare, uno scarabocchio, quasi una sozzura, una negligenza. Riflettiamo tramite un paragone. Qual è l'essenza di un paio di pantaloni, ammesso che ne abbia una? Certamente non quell'oggetto inamidato e stirato appeso alle grucce dei grandi magazzini. È invece quel mucchio di stoffa caduto a terra negligentemente dalle mani di un adolescente quando si spoglia, stanco, pigro, ozioso, indifferente. L'essenza di un oggetto ha un qualche rapporto con il suo rifiuto, non necessariamente ciò che resta dopo che lo si è usato, ma ciò che viene gettato fuori dall'uso. Analogamente per le scritture di Twombly, sono le briciole di una pigrizia, dunque di un'eleganza estrema. Come se della scrittura, atto erotico forte, restasse la fatica amorosa, quel vestito caduto in un angolo del foglio. La lettera in Twombly, il contrario stesso di una letterina, è fatta senza applicazione. Non è dunque infantile perché il bambino si applica, preme, arrotonda, tira la lingua, fa il possibile per raggiungere il codice degli adulti. Twombly se ne allontana, allenta, trascina.
La sua mano sembra entrare in lievitazione. Si direbbe che la parola sia stata scritta con la punta delle dita, non per disgusto o per noia, ma per una specie di fantasia che si apre al ricordo di una cultura defunta, di cui resta la traccia solo in alcune parole. Chateaubriand. Nelle isole della Norvegia vengono disotterrate alcune urne scolpite con caratteri indecifrabili. A chi appartengono queste ceneri? I viventi non ne sanno nulla. La scrittura di Twombly è ancora più vana. Si può decifrare, non interpretare. Gli stessi tratti possono essere precisi, discontinui, hanno comunque la funzione di restituire quel vago che impedì a Twombly durante il servizio militare di essere un buon decifratore dei codici militari. Ma, paradossalmente, il vago esclude qualsiasi idea di enigma. Il vago non ha nulla a che vedere con la morte. Il vago è vivo. Della scrittura Twombly conserva il gesto, non il prodotto. Anche se è possibile consumare esteticamente il risultato del suo lavoro, ciò che chiamiamo l'opera, la tela, anche se le produzioni di Twombly raggiungono, non possono sfuggirvi, una storia e una teoria dell'arte, ciò che vi si mostra è il gesto. E cosa è un gesto? Qualcosa come il supplemento di un atto. L'atto è transitivo. Vuole solo suscitare un oggetto, un risultato. Il gesto è la somma indeterminata e inesauribile delle ragioni, delle pulsioni, delle inoperosità che circondano l'atto di un'atmosfera nella sua accezione astronomica. Distinguiamo dunque il messaggio che vuole produrre un'informazione, il segno che intende produrre una comprensione, è il gesto che produce tutto il resto, il supplemento, senza necessariamente voler produrre qualcosa. L'artista, usiamo ancora questa parola un po' kitsch, è per definizione un operatore di gesti. Vuole e non vuole, nello stesso tempo, produrre un effetto. Gli effetti prodotti non li ha necessariamente voluti, sono effetti rovesciati, rigirati, sfuggiti, che gli si sono rivolti contro e provocano modificazioni, deviazioni, alleggerimenti della traccia. In tal modo nel gesto si indebolisce la distinzione tra la causa e l'effetto, la motivazione e il bersaglio, l'espressione e la persuasione. Il gesto dell'artista, o l'artista come gesto, non rompe la catena deterministica degli atti che il buddista chiama karma. Non è un santo né una sceta, ma la confonde, la rilancia fino a perderne il senso. Nello Zen giapponese, questa brusca rottura, talvolta sottile, della nostra logica causale, viene chiamata un satori, per una circostanza minima, anche irrisoria, aberrante, confusa. Il soggetto si sveglia a una negatività radicale, che non è più una negazione. Allora i grafismi di Twombly sono come tanti piccoli satori, partiti dalla scrittura, campo causale per eccellenza. Si scrive a quanto si dice per comunicare. Schegge inutili, che non sono neppure lettere interpretate, giungono a sospendere l'essere attivo della scrittura, il tessuto delle sue motivazioni, anche estetiche. La scrittura non è più in alcun luogo, è assolutamente di troppo. L'arte, il testo, tutto il per nulla dell'uomo, la sua perversione, il suo spreco, non hanno inizio proprio in questo limite estremo. Si è voluto accostare Twombly a Mallarmé. Tuttavia, quella forma di estetismo superiore che li unirebbe,
e di cui ci si è serviti per accostarli non esiste né nell'uno né nell'altro. Attaccare il linguaggio, come ha fatto Mallarmé, implica un'intenzione molto più seria, molto più pericolosa, che non è solo di ordine estetico. Mallarmé ha voluto decostruire la frase veicolo secolare per la Francia dell'ideologia. Di passaggio, di striscio per così dire, Twombly decostruisce la scrittura. Decostruire non significa affatto rendere irriconoscibile. Nei testi di Mallarmé la lingua francese viene riconosciuta, funziona, anche se frammentariamente. Anche nei grafismi di Twombly la scrittura è riconosciuta, si dà, si presenta come scrittura. Tuttavia, le lettere formate non fanno più parte di un codice grafico, come i grandi sintagmi di Mallarmé non fanno più parte di alcun codice retorico, neanche di quello della distruzione. Sulla superficie di Twombly non c'è scritto nulla, e tuttavia questa superficie appare come il ricettacolo di ogni scritto. Come la scrittura cinese è nata dalle screpolature delle scaglie surriscaldate di tartaruga, almeno così si dice. Nello stesso modo, quanto vi è di scrittura nell'opera di Twombly nasce dalla superficie stessa. Non esiste nessuna superficie vergine, anche se vista da lontano. Tutto è, da sempre, aspro, discontinuo, diseguale, ritmato da qualche accidentalità. Il grano della carta, lo sporco, il traliccio, l'intrecciarsi dei tratti, i diagrammi, le parole. Alla fine di questa catena la scrittura perde la sua violenza. Si impone allora non questa o quella scrittura, e nemmeno l'essere della scrittura, ma l'idea di una testura grafica. Da scrivere, dice l'opera di Twombly, come altrove si dice da prendere, da mangiare. Attraverso l'opera di Twombly i germi di scrittura si diradano all'estremo, oppure si moltiplicano follemente, è come un progetto grafico. In questo movimento la scrittura diventa allora cultura. Quando la scrittura preme, scoppia, si spinge verso i margini. Essa raggiunge l'idea del libro. Il libro che è presente virtualmente nell'opera di Twombly è il vecchio libro, il libro annotato, una parola aggiunta in base ai margini, le interlinee. È la glossa. Quando Twombly scrive e ripete questa sola parola, Virgil, è già un commento di Virgilio, poiché il nome, scritto a mano, non solo evoca un'idea, del resto vuota della cultura antica, ma opera nello stesso tempo una citazione, quella di un'epoca di studi insoliti, calmi, oziosi, discretamente decadenti, collegi inglesi, versi latini, pulpiti, lampade, fini scritture a matita. La cultura per Twombly è questo, un piacere, un ricordo, un'ironia. Un atteggiamento, un gesto dandy. Si è detto, Twombly è come disegnato, tracciato con la mano sinistra. La lingua francese è destra, ciò che cammina vacillando, incerto, ciò che è maldestro, imbarazzato, viene da esso chiamato goffo. E questo goffo, nozione morale, giudizio, condanna, è diventato un termine fisico di pura denotazione che sostituisce abusivamente il vecchio termine sinistro, disegnante, cioè ciò che è a sinistra del corpo. Qui è il soggettivo che a livello della lingua ha fondato l'oggettivo, analogamente con un altro ambito della lingua francese. Una metafora sentimentale ha dato il nome a una sostanza fisica. L'innamorato che si infiamma, l'amado, diventa paradossalmente il nome di ogni materia conduttrice di fuoco. L'esca, Amadou. Questa vicenda etimologica spiega
come, producendo una scrittura in apparenza goffa o mancina, Twombly sconvolga la morale del corpo, una morale fra le più arcaiche, dal momento che assimila l'anomalia a una deficienza e la deficienza a una colpa. Il fatto che i grafismi, le composizioni di Twombly siano goffe, rinvia Twombly alla cerchia degli esclusi, degli emarginati, ove egli si ritrova, allora insieme ai bambini, agli infermi. Il goffo, il mancino, è una specie di cieco, non vede bene la direzione, la portata dei suoi gesti, è guidato solo dalla mano, dal desiderio della sua mano, e non dal suo uso strumentale. L'occhio è la ragione, l'evidenza, l'empirismo, la verosimiglianza, tutto quanto serve a controllare, coordinare, imitare, e in quanto arte esclusiva della visione, tutta la nostra pittura precedente si è trovata soggetta a una razionalità repressiva. In certo modo, Twombly libera la pittura dalla visione, perché il goffo, il mancino, disfa il legame della mano e dell'occhio, disegna senza luce. Così faceva Twombly nell'esercito. Diversamente da molti pittori di oggi, Twombly mostra il gesto. Non ci è chiesto di vedere, pensare, assaporare il prodotto, ma di rivedere, identificare e per così dire di godere il movimento che vi è pervenuto. Ora, durante tutto il periodo in cui l'umanità ha praticato la scrittura manuale, ad eccezione dello stampato, l'atto fondamentale con cui le lettere venivano definite, studiate, classificate, è stato il tratto della mano e non la percezione visiva della sua opera. Tale atto regolato è quello che in paleografia viene chiamato ductus. La mano conduce il tratto dall'alto in basso, da sinistra a destra, voltando, appoggiando, interrompendosi. Senza dubbio è nella scrittura ideografica che il ductus ha la massima importanza. Codificato rigorosamente, permette di classificare i caratteri a seconda del numero e della direzione delle pennellate. Fonda la possibilità stessa del dizionario per una scrittura senza alfabeto. Nell'opera di Twombly regna il ductus. Non ha la sua regola, ma i suoi giochi, le sue fantasie, le sue esplorazioni, le sue pigrizie. Si tratta, in fin dei conti, di una scrittura di cui non resterebbe che l'inclinazione, la corsività. Nel grafismo antico il corsivo è nato dalla necessità economica di scrivere rapidamente. Alzare la penna costa caro. Qui accade il contrario. Qualcosa accade. Piove leggermente, si china come fili d'erba, cancella per déchirement, come se si trattasse di rendere visibile il tempo, il tremolio del tempo. Molte composizioni ricordano, si è detto, gli scrolls dei bambini. Il bambino l'enfant, quello che non parla ancora, ma il bambino che guida la mano di Twombly, lui scrive già, non scolaro. Carta a quadretti, matita a colori, aste allineate, lettere ripetute, piccoli pennacchi tratteggiati, simili al fumo che esce dalla locomotiva nei disegni dei bambini. Tuttavia, ancora una volta, lo stereotipo, a che cosa sembra, si rovescia sottilmente. La produzione grafica del bambino non è mai ideale. Congiunge senza intermediari il segno oggettivo dello strumento, una matita, oggetto commerciale, e l'es del piccolo soggetto che pesa, preme, insiste sul foglio. Tra lo strumento e la fantasia, Twombly interpone l'idea. La matita a colori diventa il colore matita. La reminiscenza dello scolaro si fa segno totale del tempo, della cultura, della società. Ciò è proustiano più che mallarmiano. Raramente la goffaggine è leggera. Il più delle volte l'essere goffo significa premere, calcare.
La vera mancanza di destrezza significa insistere, ostinarsi, voler essere amati come il bambino che desidera mostrare ciò che fa, lo esibisce trionfalmente alla madre. Spesso Twombly rovescia questa goffaggine molto scaltra di cui ho parlato. Non carica, al contrario. Si cancella poco a poco, svanisce, pur conservando l'ombra delicata della cancellatura. La mano ha tracciato qualcosa che somiglia a un fiore, e poi è trascinata da questa traccia. Il fiore è stato scritto e poi cancellato, ma i due movimenti restano vagamente impressi l'uno nell'altro. È un palinsesto perverso. Tre testi, se si aggiunge quella specie di firma, di didascalia, di citazione, Sesostris. Sono lì, cercano di cancellarsi l'un l'altro, al solo scopo, si dirà, di far leggere quella cancellatura della filosofia del tempo. Come sempre, è necessario che la vita, l'arte, il gesto, il lavoro sia testimonianza in dolore della scomparsa ineluttabile, generandosi, come quelle A incatenate in un solo giro di mano, ripetuto, traslato, dando a leggere l'origine, una volta questo era il significato dello schizzo. Le forme, almeno certamente quelle di Twombly, non cantano la meraviglia della nascita più di quanto non cantino la squallida sterilità della ripetizione. Si direbbe che esse intendano legare, in un solo stato, ciò che appare a ciò che scompare. Separare l'esaltazione della vita e la paura della morte è banale. L'utopia, la cui arte può essere il linguaggio, ma a cui resiste tutta la nevrosi umana, è quella di produrre un solo fenomeno emotivo, né Eros né Thanatos, ma vita-morte, con un solo pensiero, con un solo gesto. Né l'arte violenta né quella gelida somigliano a questa utopia, bensì a mio avviso quella di Twombly, inclassificabile perché unisce con una traccia inimitabile l'iscrizione e la cancellatura, l'infanzia e la cultura, la deriva e l'invenzione. Pare che Twombly sia un anticolorista, ma cos'è il colore? Un godimento. In Twombly questo godimento esiste. Per capirlo è necessario ricordare che il colore è anche un'idea sensuale. Affinché vi sia colore, nel senso voluttuoso del termine, non è necessario che esso sia sottoposto a modi enfatici di esistenza. Non è necessario che sia intenso, violento, ricco, né che sia delicato, raffinato, raro, e neppure fermo, pastoso, fluido. Non è necessario, insomma, che vi sia affermazione, installazione del colore. È sufficiente che esso appaia, che sia lì, che si iscriva come una punta di spillo nell'angolo dell'occhio, metafora che nelle Mille e una notte designa l'eccellenza di un racconto, che laceri qualcosa, che passi davanti all'occhio, come un'apparizione, una scomparsa. Perché il colore è come una palpebra che si chiude, uno svanire leggero. Twombly non dipinge il colore. Si potrebbe dire tutto al più che colora, ma la colorazione è rara, interrotta e sempre a vivo, come per provare la matita. Questo colore così parsimonioso fa leggere non effetto e ancora meno una verosimiglianza, ma un gesto. Il piacere di un gesto, veder nascere dalla punta delle dita, dell'occhio, qualcosa che ha insieme atteso. So che la mia matita è blu, è inatteso. Non solo ignoro quale blu uscirà, ma anche se lo sapessi sarei comunque sorpreso perché il colore, come l'avvenimento, è nuovo ad ogni colpo. Perché è il colpo a fare il colore, come a fare il godimento. Del resto, si può esserne sicuri, il colore è già nella carta di Twombly, in quanto essa è già sporca, alterata di una luminosità inclassificabile. Solo la carta dello scrittore è bianca, pulita, e questo non costituisce certo un problema irrilevante, la difficoltà della pagina bianca. Sovente questo bianco genera il panico,
Come sporcarlo? La sventura dello scrittore, la sua differenza in relazione al pittore, specialmente al pittore di scritture come Twombly, consiste nel fatto che il graffito gli è proibito. Twombly è insomma uno scrittore che accederebbe al graffito con pieno diritto e di fronte a tutti. Tutti sanno che cos'è il graffito. Non è né l'iscrizione né il messaggio, ma il muro, il fondo, la tavola. Dal momento che il fondo esiste pienamente, come un oggetto che ha già vissuto, la scrittura si aggiunge come supplemento enigmatico, ciò che è di troppo, in sovrappiù, non al suo posto. Ecco quanto sconvolge l'ordine, o ancora nella misura in cui il fondo non è pulito, non è proprio, esso è improprio al pensiero, contrariamente al foglio bianco del filosofo, e dunque proprio a tutto ciò che resta. L'arte, la pigrizia, la pulsione, la sensualità, l'ironia, il gusto, tutto ciò che l'intelletto può sentire come altrettante catastrofi estetiche. Come in un'operazione chirurgica di estrema finezza, tutto accade in Twombly, in quel momento infinitesimale in cui la cera della matita si avvicina alla grana della carta. La cera, sostanza dolce, aderisce alle più piccole ruvidezze del campo grafico ed è questo leggero volo d'api a costruire un tratto di Twombly. Aderenza singolare perché contraddice l'idea stessa di aderenza. È come un tocco il cui solo ricordo costituirebbe il valore, ma questo passato del tratto può anche essere definito come il suo futuro. La matita semigrassa, semiappuntita, non si sa come si muoverà. Va a toccare la carta. Tecnicamente l'opera di Twombly sembra essere coniugata al passato e al futuro, e mai veramente al presente. Si direbbe che del tratto non vi sia mai altro se non il ricordo o l'annuncio sulla carta. A causa della carta, il tempo è perennemente incerto. Prendiamo un disegno di un architetto o di un ingegnere. Il disegno tridimensionale di un apparecchio o di qualche mobile. Ciò che vediamo non è tanto la materialità del grafismo, è il suo senso, del tutto indipendente dall'esecuzione del tecnico. Non vediamo nulla se non una specie di intellegibilità. Scendiamo di un gradino nella materia grafica. Davanti a una scrittura tracciata a mano, ciò che viene consumato è ancora l'intellegibilità dei segni. Mentre il nostro sguardo, e già il nostro desiderio, è attirato da alcuni elementi opachi, insignificanti, o piuttosto di un'altra significanza. Il movimento nervoso delle lettere, il getto dell'inchiostro, lo slancio delle gambe delle lettere, tutto quello cioè che non è necessario al funzionamento del codice grafico ed è quindi già un supplemento. Allontanandoci ancora dal senso, un disegno classico non dà a leggere nessun segno costituito, non viene più trasmesso alcun messaggio funzionale. Investo il mio desiderio nell'esecuzione dell'analogia, nella riuscita della composizione, nella seduzione dello stile, e cioè nello stato finale del prodotto. Mi è dato da contemplare un vero e proprio oggetto. Twombly occupa il punto estremo di questa catena che va dallo schema al disegno e lungo la quale il senso svapora a poco e subentra un profitto sempre più inutile. Segni, talvolta, ma pallidi, goffi, come si è detto. Quasi che decifrarli fosse del tutto insignificante, ma soprattutto, per così dire, l'ultimo stadio della pittura, il suo soffitto, la carta. Twombly confessa di avere il senso della carta più di quello della pittura. E tuttavia si produce un ritorno stranissimo, in quanto il senso è stato estenuato, la carta è diventata ciò che si deve chiamare l'oggetto del desiderio. Il disegno può comparire di nuovo, assolto da ogni funzione tecnica, espressiva, estetica. In certe composizioni di Twombly, il disegno dell'architetto, dell'ebanista o di chi calcola la metratura ritorna come se si raggiungesse di nuovo e liberamente
l'origine della catena, resa pura, liberata ormai dalle ragioni che da molti secoli parevano giustificare la riproduzione grafica di un oggetto riconoscibile. Il tratto, ogni tratto iscritto sul foglio, denega il corpo importante, il corpo carnoso, il corpo umorale. Il tratto non dà accesso né alla pelle né alle mucose. Ciò che esso dice è il corpo che graffia, sfiora, si potrebbe arrivare a dire solletica. Con il tratto l'arte si sposta, il suo centro non è più l'oggetto del desiderio, il bel corpo scolpito nel marmo, ma il soggetto di questo desiderio, il tratto. Per quanto soffice, leggero o incerto, rinvia sempre a una forza, a una direzione. È un energon, un lavoro che invita a leggere la traccia della sua pulsione, è il suo dispendio. Il tratto è un'azione visibile. Il tratto in Twombly è inimitabile. Si cerchi di imitarlo. Ciò che si farà non sarà né suo né nostro, sarà nulla. Ora, ciò che è inimitabile è il corpo. Nessun discorso verbale o plastico, se non quello della scienza anatomica, molto grossolana in fin dei conti, può ridurre un corpo a un altro corpo. L'opera di Twombly invita a leggere questa fatalità. Il mio corpo non sarà mai il tuo. C'è un solo modo di liberarsi da questa fatalità in cui può essere riassunta una certa infelicità. La seduzione. Che il corpo, i suoi sostituti sessuali, l'arte e la scrittura, seduca, trasporti o disturbi l'altro corpo. Nella nostra società, il più piccolo tratto grafico, a patto che non derivi da questo corpo inimitabile, da questo corpo certo, vale milioni. Ciò che è consumato, perché si tratta di una società dei consumi, è un corpo, una individualità, quel che non può essere ulteriormente divisibile. In altri termini, nell'opera dell'artista, ciò che è comprato è il suo tratto. In tale scambio non si può non riconoscere il contratto della prostituzione, quello della civiltà capitalista. Si può dire che esso definisce in modo specifico i costumi mercantili dei nostri ambienti artistici, che per molti costituiscono spesso uno shock. Nella Cina popolare ho visto le opere di pittori contadini, il cui lavoro era per principio estraneo a ogni tipo di scambio. Vi si produceva però un incrocio curioso. Il pittore, più vantato, aveva realizzato un disegno corretto ma banale, il ritratto del segretario di una cellula assorto nella lettura. Nel tratto grafico non c'era alcun corpo, alcuna passione, alcuna pigrizia, nulla, se non la traccia di un'operazione analogica, la somiglianza, espressività. Per contro, l'esposizione raccoglieva altre opere di stile naïf, nelle quali, nonostante il soggetto realistico, il corpo folle dell'artista, dilettante, premeva, scoppiava, godeva nella rotondità voluttuosa dei tratti, nell'espressività del colore, nella ripetizione inebriante dei motivi. In altri termini, il corpo eccede sempre lo scambio in cui è coinvolto. Non esiste commercio o verità politica che possa estenuare il corpo. C'è sempre un punto estremo in cui esso si dà per nulla. L'opera di Twombly, almeno per il mio corpo, è questo, una produzione imprigionata delicatamente, immobilizzata per magia, in quel prodotto estetico che chiamiamo tela o disegno e la cui collezione, album, mostra, non è altro che un'antologia di tracce. Quest'opera obbliga il lettore di Twombly, dico lettore, anche se non c'è nulla da decifrare, ha una certa filosofia del tempo. Retrospettivamente egli deve vedere un movimento, l'antico divenire della mano. Ma da questo momento, rivoluzione salutare, il prodotto, ogni prodotto appare come un inganno. Ogni arte, in quanto immagazzinata, consegnata, pubblicata, è denunciata come immaginaria.
irreale che il tracciato di Twombly ricorda incessantemente è la produzione. A ogni pennellata, Twombly fa scoppiare il museo. Esiste una forma, per così dire, sublime del tracciato, perché priva di ogni senso, di ogni lesione. Lo strumento tracciante, pennello o matita, scende sul foglio, a terra o a luna su di esso, ed è tutto. Non c'è nemmeno l'ombra di una morsura, se è semplicemente un posato. Alla rarefazione quasi orientale della superficie un po' sporca, e la è l'oggetto, risponde l'estenuazione del movimento. Non coglie nulla, depone ed è tutto. Se la distinzione del prodotto e della produzione su cui si fonda, a mio parere, come si è visto, tutta l'opera di Twombly sembra un po' sofisticata, si rifletta sulla luce decisiva che alcune opposizioni terminologiche hanno proiettato su attività psichiche a prima vista confuse. Lo psicanalista inglese Winnicott ha mostrato che era errato ridurre il gioco dei bambini a una semplice attività ludica e per dimostrarlo ha ricordato l'opposizione tra game, gioco retto da regole, e play, gioco che si svolge liberamente. Twombly, ben inteso, è dalla parte del play. E non del game. Ma non è tutto. In un secondo tempo, Winnicott passa dal play, termine ancora troppo rigido, al playing. Il reale del bambino e dell'artista è il processo della manipolazione, non l'oggetto prodotto. Winnicott arriva a sostituire sistematicamente i concetti e le forme verbali corrispondenti. Fantasying, dreaming, living, holding. Tutto ciò si può benissimo applicare a Twombly. La sua opera non ha a che fare con un concetto, ma con un'attività. O meglio ancora, con un campo, il foglio, in quanto un'attività vi si svolge. Secondo Winnicott, nel bambino il gioco scompare quando subentra la sua area. Il disegno, per Twombly, scompare a favore dell'area che egli abita, la rende mobile. Lavora, solca o dirada. L'artista non ha una morale, bensì una moralità. Nella sua opera si presentano queste domande. Che cosa sono gli altri per me? Come devo desiderarli? Come devo rispondere al loro desiderio? Come devo comportarmi con loro? Enunciando ogni volta una sottile visione del mondo. Così dice il Tao, l'artista compone ciò che è prodotto o rifiutato dalla sua cultura e ciò che insiste con il suo corpo. Ciò che è evitato, evocato, ripetuto o ancora proibito, desiderato. Ecco il paradigma che, come le gambe, fa procedere l'artista in quanto produce. Come fare un tratto che non sia sciocco? Non è sufficiente ondularlo un po' per renderlo vivo, bisogna, si è detto, sbagliarlo. C'è sempre qualcosa di goffo nell'intelligenza. Osservate quelle due linee parallele tracciate da Twombly, e se finiscono per ricongiungersi come se l'autore non fosse stato in grado di tenere fino alla fine lo scarto ostinato che le definisce matematicamente. Ciò che sembra intervenire nel tratto di Twombly e condurlo sul bordo di questa misteriosissima disgrafia che costituisce tutta la sua arte, è una certa pigrizia, uno dei segni più puri del corpo. La pigrizia è appunto ciò che permette il disegno, ma non la pittura. Ogni colore abbandonato, lasciato, è violento. E neppure la scrittura. Ogni parola nasce intera, volontaria, armata dalla cultura. La pigrizia di Twombly, mi riferisco a un effetto e non a un'inclinazione, è peraltro tattica. Gli permette di evitare la banalità dei codici grafici, senza prestarsi al conformismo delle distruzioni. È in tutte le accezioni del termine un tatto. Fatto rarissimo. Il lavoro di Twombly non presenta alcuna aggressività. Si è detto che questo è un tratto che lo differenzia da Paul Klee.
Credo di riconoscere la ragione di questo effetto, così contrario a ogni arte in cui venga coinvolto il corpo. Twombly sembra procedere come certi pittori cinesi, per i quali il tratto, la forma, la figura devono riuscire subito di primo getto, senza potersi correggere a causa della fragilità della carta, della seta. È dipingere alla prima. Anche Twombly sembra tracciare i suoi grafismi alla prima. Ma mentre il getto cinese comporta un grave pericolo, quello di sbagliare la figura, non cogliendo l'analogia, il tracciato di Twombly non ne comporta alcuno. È senza finalità, senza modello, senza istanza, senza telos e perciò senza rischio. Perché correggersi dal momento che non c'è maestro? Quindi ogni genere di aggressività è inutile. Il valore deposto da Twombly nella sua opera può dipendere da quello che Sade chiamava il principio di delicatezza rispetto ai gusti, le fantasie, le trovo tutte rispettabili, perché anche la più bizzarra delle fantasie, se analizzata, rinvia sempre a un principio di delicatezza. Come principio la delicatezza non è morale né culturale, è una pulsione. Perché la pulsione dovrebbe essere violenta, grossolana? Una certa domanda del corpo stesso. In Twombly certamente c'è un silenzio, o meglio un leggerissimo crepitio del foglio, ma questo fondo è anch'esso una potenza positiva. Rovesciando il rapporto abituale del prodotto classico, potremmo dire che il tratto, il taglio, la forma, cioè l'avvenimento grafico, è quanto permette al foglio di esistere, di significare, di godere. L'essere, dice il Tao, crea le possibilità, ma è tramite il non essere che queste possibilità vengono utilizzate. Lo spazio trattato non è perciò più computabile, ma non per questo cessa di essere plurale. La dedica ad Alban Berg, non multa sed multum, non va interpretata proprio secondo questa opposizione, difficilmente sostenibile perché esclude nello stesso tempo il numero e l'unità. La dispersione è il centro. Ci sono pitture eccitate, possessive, dogmatiche, esse impongono il prodotto, gli conferiscono la tirannia di un concetto o la violenza di un desiderio. L'arte di Twombly e la sua moralità, e anche la sua estrema singolarità storica, non vuole cogliere nulla. Si mantiene, fluttua, va alla deriva tra il desiderio, che sottilmente anima la mano, e l'educazione che lo congeda. Se si dovesse cercare un riferimento a quest'arte, lo si potrebbe cercare solo molto lontano, al di là della pittura, al di là dell'Occidente, al di là dei secoli storici, al limite stesso del senso, e dire con il Tao Te Ching, egli produce senza appropriarsi, agisce senza aspettare nulla. Compiuta l'opera, non si lega ad essa. E perché non vi si lega, la sua opera resterà.